Ciao a tutti, sono Ethan e ho deciso di portarvi un programma, Il mondo infinito di Yontaku, che parla di una delle mie ossessioni, che è la Giappocorea e gli anime. Gli anime sono cartoni cinesi per bambini. Non c'è frase più sbagliata e fastidiosa di questa nel mondo di Yontaku. I manga nascono in Giappone intorno al 1600 e in questo periodo erano tanti i templi che recavano illustrazioni di scene a carattere religioso. E se volessi iniziare a guardare anime, da quale dovrei partire? One, two, one.